Per noi è importante perché noi ancora soffriamo per questa mancanza di questi due cani, perché erano comunque oggetto di amore verso tante persone, perché loro sapevano dare amore. E quindi questa mancanza e questo problema ancora non risolto della loro uccisione per noi è drammatico. È drammatico perché le indagini vanno avanti grazie alle forze dell'ordine, però noi ci sentiamo di fare anche un appello perché sappiamo di tanti testimoni che invitiamo a parlare, a denunciare anche loro, perché questi cani devono avere giustizia. Non può morire così la cosa, deve essere fatta giustizia, le persone devono parlare. Devono dire quello che sanno. Siamo in una fase molto delicata, molto importante, quindi è necessario veramente che chi sa parli. Io sono mamma da appena 2 giorni, quindi in questo momento ho lasciato un bimbo piccolissimo a casa con il papà e ho detto a lui: guarda che torno presto, ma sono andata via per una cosa altrettanto importante. Io ho messo al mondo questo bimbo e so che ci vuole veramente coraggio oggi perché il mondo è un mondo molto pericoloso. E qui a Mazara ci siamo sentiti sempre come una città privilegiata, dove quasi quasi, insomma, questi atti di criminalità fossero un po' lontani, no? Notizie di cronaca che a volte si ascolta al telegiornale, invece no, oggi noi siamo protagonisti di quello che è successo ad Achille Blanco, due cani ben voluti e amati da tutti, i cui corpi sono stati scempiati, noi li abbiamo visti e tuttora mi spuntano le lacrime agli occhi a parlarne, quindi questo è inaccettabile. Quello che è successo ad Achille Blanco non è qualcosa di isolato. Questi criminali non possono rimanere impuniti e soprattutto potrebbero colpire ancora, cioè potrebbe succedere ad altri cani, a dei bambini, a degli anziani. Questa è una situazione che non può cadere nel dimenticatoio, come ha già detto bene la nostra presidente Empa. Quindi invito veramente chi sa qualcosa ad avere, come ho fatto oggi io, fare un atto di coraggio, per favore. Cioè, dovete essere presenti anche in un momento di difficoltà, di paura, perché comunque tutti insieme siamo la forza di questa città, non dobbiamo avere paura. Lo dobbiamo a questi cani, lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli e lo dobbiamo anche a questo senso di civiltà e di cittadinanza che ci sentiamo addosso in qualità di siciliani. Non permettiamo che al nord o anche altrove ci screditino pensando che siamo omertosi. Noi non lo siamo, ci mettiamo la faccia, non abbiamo paura. Quindi invito tutti voi a fare altrettanto, vi prego, cercate veramente di mettervi una mano sul cuore, come ho fatto oggi io, e di provare veramente tutti insieme a ricostruire quello che è successo quel giorno e di trovare finalmente la verità. Nella qualità di legale della sezione EMPA di Mazara del Vallo, abbiamo analizzato le norme che possono invocare e gridare la giustizia. Esse si rintracciano nel dispositivo dell'articolo 544 bis del codice penale, che sancisce che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La ratio legis di questa normativa è volta a garantire il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà. Il grido di giustizia che fanno forte sentire ancora Achille Blanco è attuale quanto lo è il giorno del ritrovamento e quanto lo è dalla loro scomparsa dalla parte finale di Via Salemi. Quello che chiediamo è una certa collaborazione con le forze dell'ordine e con gli inquirenti, al fine di trovare chi e condannare chi ha compiuto questi vili atti. Chiediamo un forte gesto di coraggio alle persone e a chi sa, perché sa, di dissociarsi da questi eventi, prendere le distanze e riferire ciò del quale è a conoscenza alle forze dell'ordine. Un sentito ringraziamento mi sento di fare e di porgere al comando dei carabinieri e le forze dell'ordine di Mazara del Vallo, baluardi della giustizia e eccelsi professionisti a protezione della legalità. L'empatia che hanno dimostrato in questi giorni, in queste tristi vicende, li ha contraddistinti di enorme umanità. Quello che chiedono i miei assistiti è quello che chiederebbe
chiunque sia in grado di percepire il dolore di quel sentimento che è sancito dalla norma giuridica che reprime questi comportamenti. Ognuno di noi ha un ricordo di Achille e di Blanco. Io voglio condividere con voi il mio ricordo, ma questa condivisione è per incoraggiare tutti a parlare, ad avere la forza e il coraggio di dire quello che sapete. Il mio ricordo è che quando, durante la mia fase della mia malattia, Achille mi aspettava sotto casa e quando mi dirigevo a fare le analisi, lui mi accompagnava, mi aspettava fuori dall'ambulatorio e poi mi riaccompagnava a casa. Oppure quando lo vedevo fuori dalla mia zona, aprivo lo sportello della macchina, lui saliva e ritornavamo di nuovo nella nostra zona. Io sono convinta che ognuno di noi ha il proprio ricordo che porterà per sempre, nel proprio cuore. Anch'io, come semplice cittadina, volevo dare la mia testimonianza, in onore di Achille. Chi non conosceva Achille a Mazara del Vallo? Era un cane amato e conosciuto da tutti. Io soprattutto l'ho conosciuto sin da quando era piccolo e per quanto potevo, mi fermavo dando sempre da mangiare e tante coccole. Perché Achille prima di mangiare voleva fatte le coccole, si distendeva a terra, voleva le sue carezze, si prendeva i suoi tempi, dopodiché poi mangiava il cibo che avevo per lui. E la sua morte mi ha segnato veramente tanto, ero molto legata. Mi piacerebbe tanto, come educatrice, lanciare un messaggio a questa città. Gandhi, un grande personaggio, disse che la civiltà di un popolo si misura da come tratta i suoi animali. Ecco, allora io dico, forse è il momento di cambiare realmente, di crescere, perché loro sono anime indifese, hanno solo noi. Noi possiamo proteggerli e dobbiamo proteggerli. Sono delle creature che il Signore ha dato sulla terra e quindi è nostro compito quello di non dominarli, ma di accompagnarli nella nostra vita. Anche io vorrei testimoniare un ricordo di Blanco. Blanco era un cagnetto molto giovane, fra l'altro. Achille aveva già i suoi 10-11 anni. Blanco aveva solo 2 anni. Era un cane di una dolcezza che era veramente al limite del normale, perché proprio lui si faceva fare di tutto, si faceva toccare da tutti. Ricordo una sera che lei abita quasi vicino a casa mia, mi chiamò per dire: "Hai un cane davanti casa". Io sono uscita e ho riconosciuto subito che era Blanco, ai tempi aveva un collarino rosso. E io e lei siamo rimaste a chiacchierare e questo cagnetto in mezzo a noi due che ci guardava a destra e a sinistra, perché ragazzi, non può morire così un cane. Perché veramente Blanco era l'esempio di bontà in tutti i sensi, veramente. Troppo, un cagnetto troppo bravo. Sei d'accordo, Chiara? Assolutamente. Allora, la legge lo dice chiaramente che ovviamente maltrattare o uccidere un animale appunto è contro la legge, però cioè, qua parliamo di un'altra cosa, cioè la legge anche del cuore, no? Parliamo veramente di cattiveria pura, perché già uccidere un animale che magari non so, a volte si sente, non ucciso quell'animale perché magari ha aggredito un bambino, non... allora lì magari c'è il movente della rabbia, che comunque per noi non è comunque giustificabile, non lo è neanche per legge, però uccidere per cattiveria lo diventa ancora di più. Quindi un animale come Blanco o come anche Achille, innocenti, cioè colpevoli di che cosa? Colpevoli di Di esistere, nulla. cioè perché di questo si tratta, colpevoli della loro dolcezza, colpevoli di amare Infatti, troppo l'uomo, allora è di questo il essersi problema fidati troppo dell'uomo, dell'uomo. allora è questa la vera colpa, quindi lì dobbiamo veramente riflettere, cioè non, questa storia non può finire così, io sono...
molto fiduciosa nella giustizia, so che sta, che c'è insomma dietro un lavoro di indagine, giusto, molto molto complesso, insomma, è attivo, però è giusto che a questo tipo di lavoro si aggiungano anche Le le varie testimonianze che sono testimonianze delle persone. importantissime per portare a Sì, termine le indagini assolutamente in sì. tempi brevi, perché io sono convinta e sono sicura che le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, arriveranno al colpevole. Però Assolutamente. ci vorrà un po' più di O tempo. E allora addirittura. accorciamo questi tempi. Bene. Testimoniate. So che siete tanti che sapete. Testimoniate. Diamo questo segno di civiltà, di aiuto, per non fare più ripetere simili gesti.